secondo appuntamento di retroscena dedicato a Ulan la sposa, spettacolo che è in scena in questo momento al Teatro Rovetti e che spero abbiate tutti visto o siate in procinto di vedere. E questa è un'occasione che usiamo ogni anno, insomma, gli incontri di retroscena sono appunto momenti in cui si può ragionare un po' su quello che vediamo, dialogare con registi e attori, credo siano sempre occasioni molto fertili. E credo che lo sia in particolare su questo spettacolo. Io parto un po' dalle mie impressioni, perché vabbè, io insomma, da lì non posso che partire in certa misura, e dico, l'avrete letto sui programmi di sala, però credo che sia un punto interessante per iniziare a riflettere. Il testo scritto da Melania Mazzucco, che come sapete è una soprattutto una narratrice, una romanziera, una saggista, è un testo antico, insomma, abbastanza, che ha un'età e ha una storia, nel senso che se non sbaglio il primo racconto che ha scritto Melania Mazzucco, che poi ha trasformato in un radiodramma, e questo passaggio alla forma radiodrammatica, che è una forma peculiare, specifica, con alcune, diciamo, caratteristiche, credo che ci aiuti per arrivare a capire un po' il lavoro che hanno fatto Valerio Mignasco, Cristina Barbo e Maria Angela Granelli, così adesso li ho introdotti, anche se non credo che abbiano bisogno di molte presentazioni. E appunto il testo nasce, diciamo, partiamo dal radiodramma, per una versione radiofonica diretta da Vilma Labate, che potete anche ascoltare perché c'è il podcast su online sul sito di Radio 3 Sound, una cosa del genere, e credo sia abbastanza interessante ascoltarlo, anche per vedere come Valerio Mignasco ha orchestrato il passaggio dalla dimensione sonora, quindi di voci e di suoni, perché nel radiodramma il suono d'ambiente è fondamentale, all'azione, alla carne, alla presenza degli attori. Allora, sono passati 20 anni, quindi c'è anche una, posso dirlo senza che suoni offensivo, non è per niente offensivo, però la sua voce è una voce un po' diversa, cioè è un Valerio Mignasco di 20 anni fa, quindi c'è una pasta di voce leggermente differente. Che è interessante vedere adesso, sentire quella voce e vedere adesso lui in carne ed ossa che recita questo stesso personaggio e fa agire questo testo che non prevedeva un'azione concreta, prevedeva la suggestione, stimolava lo spettatore a immaginare come accadesse, come potessero accadere le azioni che venivano evocate nel radiodramma. Allora, rispetto a questo io dico una cosa che in realtà è positiva: lo spettacolo mi ha creato una sorta di discomfort, è uno spettacolo molto godibile ma anche che colpisce duramente, che fa un po' male, ti mette in discussione, ti mette in discussione perché tu non sai dove devi stare rispetto ai personaggi che stai guardando, e perché questa dimensione dell'azione, in particolare le relazioni tra i personaggi agiti fisicamente, sono rese in modo estremamente concreto, e parlo della dimensione soprattutto del contatto fisico, e in particolare del contatto fisico amoroso, sessuale, tra il personaggio di lui e il personaggio della ragazza, che sono rispettivamente Valerio Mignasco e Cristina Barbo, ma anche in realtà con lei, perché c'è anche con lei una dimensione molto carnale, che è allo stesso tempo molto concreta ma anche in certa misura sublimata, perché poi la dimensione fisica è resa attraverso alcune sottrazioni dagli oggetti, dalle possibili reali contatti fisici, cioè c'è sempre una sorta di distanza, quindi è molto interessante il fatto che passando dal suono all'azione, questa azione sia al contempo concretissima e per certi versi astratta. Quindi lo spettatore è un po' spiazzato
dal fatto di vedere qualcosa che non accade, ma che ha una forza. Non accade, parlo del punto del rapporto sessuale, per dirla in maniera molto esplicita, questo non accade in scena, ma la forza con cui viene evocato è pazzesca. E quindi volevo sapere come avevi ragionato proprio del passaggio dal radiodramma alla scrittura scenica, come avevate provato o quali strade avevate esplorato. Non so, mi sono dilungata come al solito, ma adesso è tutto vostro, è lo spazio. Poi vi farò delle domande, spero che avrà tempo di darti domande. Vado io? Allora, grazie intanto di essere qui, benvenuti nella cripta pazza. E va bene, grazie di essere qua. Grazie anche di queste domande, di questa domanda in particolare che mette il fuoco della faccenda sulla trasposizione fra un radiodramma e un dramma teatrale. Sembra che sia una cosa che da esperti, vabbè, a noi ci frega questa cosa, invece è interessante. Perché? Perché quando ho fatto il radiodramma, che avevo la voce bella, adesso la voce lei detto così, va bene, la regia e il tipo di stile che avevamo voluto dare a quella lettura, che poi sono letture di radiodrammi in realtà, anche se vengono fatti un po' agiti, ma non tantissimo, era abbastanza soft, era tutto piuttosto soft, anche perché l'idea era quella, cioè di non calcare la mano. Poi sono passati 20 anni, il mondo è diventato un po' quello che è, io sono diventato quello che sono, come giustamente dice la professoressa, che sono diventato un orco. Il mio personale rapporto con, che ne so io, le favole matrimoniali, le favole amorose, le favole erotiche, è diventato un rapporto molto più critico, cioè mi sono reso conto che non è vero come 20 anni fa mi sembrava che questo testo Dulan fosse soltanto un testo che andava a sfiorare un po', educatamente ma anche molto, insomma, segnatamente i temi dell'integrazione razziale, di quello che io chiamo il colonialismo sessuale nei confronti di certe persone, eccetera, ma che alla base di tutto ci fosse, io ho pensato, la solita terribile vertigine folle, incontenibile, assassina qualche volta, sanguinosa passione amorosa. E su quello ho puntato il mio interesse, dicendo che c'è una storia di razzismo, c'è una storia che include un tema sociale importante, anzi due temi sociali importanti: uno, il razzismo; due, il femminicidio. Sono talmente evidenti che è inutile stare a calcare la mano su questo. Cerchiamo di capire che cosa provano le persone che attraversano questo dramma e che dramma è. È un dramma di razzismo? La risposta è sì, in parte, perché nella grande parte è proprio un dramma di passione, un dramma d'amore, potremmo anche chiamarlo così. Va bene. Nella radio, poi ho scoperto che trasporre un testo teatrale dal radiofonico al teatrale richiede un lavoro particolare, perché la radio, non so se si fanno ancora i radiodrammi, credo di sì, ma pochi, pochissimi, credo di no anzi, e permette allo spettatore di immaginare tantissimo. Io sento un suono, sento il rumore del traffico ed ecco che immagino che i personaggi sono in mezzo a una strada. Quale strada? A che ora? Non lo sappiamo, ce lo immaginiamo. Ognuno di voi immagina una strada diversa e i personaggi vestiti in un modo diverso. Ma anche se io dicessi lei ha un cappotto verde e lui un giubbottino blu, quale cappotto verde? Quale giubbottino blu? Ognuno di voi, boom, immediatamente diventa regista, scenografo, costumista. La radio ci permette di visualizzare cose e di narratizzare eventi che non vediamo, che non ci vengono fatti vedere, ma li vediamo come se li vedessimo. Molte delle scene di questo testo avvenivano in bagno, addirittura nella vasca da bagno, e per un attimo, devo dirvi, i registi non sempre sono aiutati dal demone dell'intelligenza. Ho detto, ma sì, si può portare una vasca, poi arrivano i tecnici, la portano fuori. No? E poi mi sono immaginato le scene nella vasca da mare, ma è orribile sta roba, non si può fare. No?
E poi come ci andiamo dentro? Nudi? Ho detto sì, anche perché se guardo le didascalie del radiodramma c'è scritto sono nudi nel letto, hanno appena fatto l'amore. Poi la scena dopo invece lui sta uscendo vestito per andare in ufficio. Anche soltanto il tempo che ci vuole a rivestirla, era uno spettacolo impossibile da fare, ammesso che poi fosse possibile fare uno spettacolo dove io, noi tre siamo nudi tutto il tempo e dobbiamo anche fare sesso. E lì dico vabbè, fino alla nudità ci arrivo anche, dico vabbè, mi faccio ridere e te vado, e poi dopo non ci arrivo. Quindi no, creava un sacco di problemi che con la radio era facilissimo immaginarseli. E qua invece c'era un problema. Allora ho detto bene, mi trovo di fronte a un ostacolo o a un dono? Ho detto mi trovo di fronte a un dono, perché lo spettatore di teatro, comunque sia, è capacissimo a immaginare che questa sedia nella quale adesso io sono sia un trono. Se io faccio il re, sono bravo a farlo, credo un trono, ma addirittura posso anche farvi credere che è una barchetta, no? E se ci salgo sopra e guardo lontano sono su una collina. Cioè lo spettatore è bravissimo a teatro, ma lo è anche non a teatro, cioè la facoltà di immaginare, di raccontarsi delle storie, di vedere le cose, è molto stimolata dalla radio. Ha detto facciamo la stessa cosa che in teatro, cioè chiaro che non possiamo non fare nulla, è bello anche per lo spettatore vedere che uno apre una porta, entra in un posto, beve un po' d'acqua, ma fermiamoci proprio là dove non è più possibile, cioè fermiamoci prima di cominciare a descrivere una casa. Qual è la casa? Loro abitano in un appartamento, è possibile vederlo? Sì, uno scenografo bravo si mette lì e comincia dalla finestra, l'interruttore, ma perdo qualcosa, perché? Perché quella che voi vedete se venite a vedere il mio spettacolo, che vi piaccia, no, non è un problema, è la casa dei coniugi, se no è una casa, è una cosa sola e io mi sento deprivato di qualcosa. Ho chiesto alle attrici e all'attore, quindi a me stesso, di essere estremamente concreto nel fare delle cose che invece sono astratte. A un certo punto, anche se qualcuno di voi non l'ha visto, non si stupirà, anche se adesso io non annuncio niente di che, il personaggio di Cristina, la ragazza, spacca tutto, distrugge la casa. Alla radio come si fa? Niente, l'attrice fa e viene registrata più o meno, no? E poi il tecnico ci mette l'aveva fatto uguale soltanto che lei immagina di tirar giù una libreria, non so che cosa sia, non glielo ho voluto mai chiedere per non correggere la sua fantasia, ma non può non fare quella scena se non immagina di fare delle cose. Ora sto usando un verbo che è più ricco di quello che si crede, immaginare vuol dire pensare con delle immagini, non con delle parole, ma con delle immagini. Quindi la nostra è una scenografia più o meno neutra, ne abbiamo viste di più neutre, ne abbiamo viste di più geniali, che però non mi chiedo niente. Casa, cioè un divano, quello mi serve, una sedia, quella mi serve, basta. E quella è la casa, e c'è una porta, quella mi serve. Solo quello che mi serve, il resto non c'è. Ci sono dei vestiti, certo, poi c'è un'attrice, c'è un attore, c'è un'altra attrice che immaginano se stessi nudi mentre fanno sesso, dormono, eccetera, rompono oggetti, apparecchiano tavola. Questo è un regalo che mi ha fatto la radio, cioè mi ha permesso quindi di portare una storia la cui cruda realtà è già fastidiosa, come dice la nostra professoressa, che trova bruttissima la mia voce. Lo sapevo che avresti fatto pagare. No, non farò mai più. La cruda realtà diventava pesante realtà. In questo modo c'è un soffio poetico, almeno è quello che abbiamo cercato di mettere nello spettacolo, che sostiene, nobilita, illumina un po' questa cruda realtà, perché in effetti è una storiaccia, proprio una storiaccia, è una tragedia senza Dio, senza gli dèi, senza speranza, senza niente, è proprio una tragedia e basta, no? Ha fin troppo da dire, no? Mi fa l'effetto, anche mentre la faccio, delle prime volte che avevo visto un film di Lars von Trier.
di fronte a Pagliazzo alzo in piedi e gli chiedo scusa di nominarlo soltanto perché parliamo di, no, uno degli dei, ero lì. Però io lo vedevo, sto lì e dicevo basta, troppo, cioè, ho capito, e fermati, e non gli aveva bisogno di quello, di andare fin là, di non finire mai, cioè che la violenza avesse sempre una porta che portava in una stanza ulteriore, cioè altra violenza, altra sopraffazione, altro dolore, vedo che quelli che non hanno visto spettacoli dico cavolo, e questo mi, però mi è sembrato più praticabile, possibile, più simile a un'idea tutto sommato gentile del teatro. Io ho un'idea abbastanza gentile del teatro, amichevole nei confronti del pubblico, del teatro, se passava attraverso un filtro astratto, che non è di regia, è semplicemente incluso nel testo, essendo questo un radiodramma. Allora, continuo su questo ragionamento. In questo spazio che è appunto quasi astratto, ma accadono cose appunto emotivamente molto forti. Ah sì, era importante che ci fosse questa convivenza un po' dialettica, però ricca, perché se io faccio uno spettacolo astratto nei suoi contenuti formali e ci metto dentro una recitazione astratta tra attori che alludono a dei rapporti di dialogo o tattili, uno più uno fa due, e invece il teatro sempre è il luogo dove uno più uno fa tre, sempre, e quindi bisogna sempre introdurre un elemento che contraddice ma e rinforza l'altro, no? Perfettamente. Allora, questi tre personaggi sono uno degli elementi che trovo particolarmente interessanti nella scrittura e poi ovviamente reso dalla vostra presenza, è questo, il fatto che tutti questi personaggi abbiano sostanzialmente due modalità, no? Che sono da un lato la passività e dall'altro, questo parlo soprattutto di voi due, perché anche il personaggio di lui, che per certi versi è più marcatamente, diciamo, negativo, però ha dei momenti di tenerezza, ha qualcosa che non ce lo rende del tutto odioso. Saluto i miei amici, però ti seguivo, poi che non ce lo rende del tutto odioso, seguivo tutti, però intanto salutato. Perché questo rapporto tra lui e la ragazza è un rapporto che in certi momenti è fortemente toccante, altrimenti sarebbe insopportabile. Allo stesso modo il personaggio, forse il personaggio della ragazza è un personaggio in questo senso più articolato, perché ha una dolcezza, una remissività da cui poi gradualmente emerge una forma di non direi assolutamente, non sono scritto perché mi ossessione è, sì, un'ossessione, una sorta di testardaggine, cocciutaggine, di tenera cocciutaggine. Questo melange di sentimenti mi è piaciuto moltissimo e trovo che Cristina Barco sia veramente brava nel restituire questa temperatura così mossa. Perché all'inizio si tende un po', appunto, essendo uno spettacolo che parla molto dell'oggi, ma ne parla in modo traslato, per fortuna, no? Perché contatti, le connessioni con l'oggi sono fortissime, ma è un spettacolo che sta un po' malato rispetto all'oggi, perché appunto c'è un dato di non immediato riferimento alla contemporaneità, e questo secondo me è molto importante. Il suo modo di interpretare questa iniziale remissività, quasi ingenuità, poi man mano diventa sempre più sottile il rapporto di dipendenza, di attrazione e di, insomma, tra questi due personaggi. Allo stesso modo il personaggio di lei, interpretato da Mariangela Gualtieri, Granelli, Marco Gualtieri proprio, scusate,
Granelli. È comunque un'associazione. È un'associazione. Parola. La Maria Angela Granelli è un personaggio che inizialmente percepiamo in un certo ruolo, che in fondo è quello che viene più che altro definito da lui, da quello che lui dice su lei, e poi ci accorgiamo che anche lei ha un suo disegno, che anche lei ha un modo per tenere insieme il suo disegno e le sue esigenze, no? Quindi ciascuno sta perseguendo qualcosa, quindi ci sono sempre due piani, mi sembra, non so se sono troppo schematica nell'interpretazione delle vostre, faccio sempre un po' fatica a fare questo tipo di analisi, però pensandoci, partendo soprattutto dal suo personaggio, che in questo senso è forse quello più sorprendente, sì, no? Nella doppia, yeah. Però poi mi sembra che ciascuno abbia un po' questo doppio registro, questa dialettica interna. Volevo sapere appunto come avevate lavorato, magari parto da Cristina e poi torniamo sui tecnici. Certo. Anche da Granzano. Ah, sì. Intanto buonasera. E allora, io sono totalmente fidata e affidata a Valerio, anche perché è stato il mio professore, abbiamo fatto due spettacoli già insieme, quindi mi fidavo di lui, sapevo come lavorava e quindi intanto mi sono totalmente fidata ed ero così felice di fare questo spettacolo che mi ero anche dimenticata che c'erano un sacco di didascalie dove lei è nuda, loro fanno l'amore e tutto quanto. Ed è una cosa che ho pensato poi dopo, e infatti due giorni di prova avevo tanta paura, ma poi di stare nuda, già solo quello, di stare nuda. Guarda, è scritto qua. Però appunto, visto che l'abbiamo affrontata così, io ero tranquilla. Mentre, allora, lei è tenuta in vita da questo pensiero che diventa sempre più un'ossessione. Lei vuole essere sua moglie, vuole stare in quella casa lì e avere quello. Quindi è una cosa che lei idealizza così tanto che alla fine crede che sia quella lì l'unica realtà e basta. E questa cosa qui la manda totalmente fuori. E poi ho sempre voluto lavorare un po' sulla follia, sul portare al massimo i sentimenti, e quindi finalmente mi sto divertendo a fare questa cosa qui al massimo, diciamo. Non so se ti ho risposto. Ti ho risposto. Vai tu. È molto interessante lavorare su questo personaggio, lavorare insieme, straordinario, insomma, lavorare questo spettacolo insieme a loro. Comunque adesso non mi voglio dilungare nei complimenti. È interessante il lavoro che sono chiamata a fare perché ho poco spazio scenico, diciamo, sono in scena non tanto. Però non mi sento assolutamente un personaggio secondario nella storia, perché è proprio una storia che si svolge a tre. E anzi, forse, cioè, il mio è alla fine il punto di vista dell'unica che sa, cioè l'unica che svela, cioè che potrebbe svelare alla fine questa storia, no? Che potrebbe anche cambiare il decorso della faccenda, perché all'inizio noi la vediamo, il pubblico ancora non ha elementi, non sa veramente questa donna che cosa sta vivendo, però sta molto male, vive un conflitto interiore fortissimo perché è a conoscenza di tutta la situazione, è molto combattuta. Adesso non vorrei svelare troppo perché ma sì, è un spettacolo, però è vero che da un minuto non si ricordano più niente. ma poi c'è da dire anche che già all'inizio si dicono delle cose, diciamo, che svelano, quindi in realtà non sta in quello, non sta nel totale mistero, secondo me, assolutamente la bellezza del testo dello spettacolo, insomma. Quindi sì, io vivo comunque questa donna vive un grande conflitto interiore perché sa, ma alla fine decide di non parlare, no? E la cosa anche molto interessante è che inizialmente mi sembrava una vittima di quest'uomo, una vittima della situazione, una vittima della vita. In realtà alla fine mi sembra una grandissima carnefice, lei stessa, perché lei, allora, in primis il fatto che ci siamo chiesti anche questo, cioè se lei in casa avesse trovato una donna uguale a lei, non credo che sarebbe stata zitta, non so, immagino, poi non possiamo sapere, cioè non posso sapere come si sarebbe comportato il mio personaggio in qualsiasi altra situazione, però certo, in questo il tuo pensiero è quello giusto. È vero, hai ragione. Non ho detto, io sono d'accordo, però se questo è il tuo pensiero. Questo è il mio pensiero, secondo me lei, se non avesse trovato una ragazza di colore, si sarebbe comportata in un altro modo. In questo secondo me sta il grandissimo razzismo e
quanto il razzismo incarnato nel mio personaggio, il razzismo di questa donna, cioè comunque vede questa ragazzina di colore in qualche modo la considera, passatemi il termine, una puttana, una schiavetta, una puttana. Se avesse trovato una donna come lei, sarebbero scattati altri meccanismi, secondo me, di gelosia e di competizione, e quindi la storia sarebbe andata in un altro modo. Detto questo, appunto, secondo me lei alla fine, nella sua omertà, si trasforma in una carnefice, perché di fatto è quella che avrebbe potuto svelare prima, innanzitutto affrontare prima il problema con il marito, e poi anche nel momento in cui questa ragazza muore, e anche qua non vi svelo niente perché tanto lo si dice nelle prime 5 battute del testo. L'ammazzo io. Cioè, questa donna alla fine, appunto, avrebbe potuto denunciarlo, affrontarlo, metterlo all'estremo, metterlo con le spalle al muro, mandarlo a quel paese, e invece alla fine per esercitare il suo diritto alla felicità che lei vede, che lei sente incarnare nel rapporto con quest'uomo, così è. Però alla fine mi dico, è una donna, non so, è una donna come tante, secondo me, da un certo punto di vista, nel senso, una donna, secondo me, in cui tante di noi si possono in qualche modo rispecchiare. Poi non auguro a nessuna di vivere chiaramente una cosa del genere, però in questo trovo ancora più, quasi agghiacciante il comportamento di questa donna, perché appunto, perché tra virgolette è una donna comune, no? Che avrebbe potuto parlare, che è terribile che non dica niente. Quindi c'è anche questo binomio, secondo me, questa contraddizione tra la sua fragilità e la sua forza, che è una cosa su cui tutte le sere io cerco di, come dire, di, come un giocoliere, per capire quali sono le parti che possono emergere di più, no? C'è una grande fragilità in questa dipendenza, in questo amore così dipendente, e poi invece anche una grande forza nel riuscire a sostenere tutto quello che lei sostiene, senza parlare, e comunque ci vuole una forza. Allora, sì, sono d'accordo con tutto quello che hanno detto, è un... Allora, rispetto alle edizioni di 20 anni fa del radiodramma, c'è una novità in questa messa in scena, che 20 anni fa c'erano due cattivi, anzi un cattivo, una mezza scema, che si alleava col cattivo dicendo buono, non sapendo che invece di piare stava dalla parte del marito, e una vittima, ok? Qui è tutto un pochino più difficile, perché è un thriller questo, cioè una storia che ha una suspense e un accadimento finale inevitabile, no? Annunciato fin dalla prima scena, tra l'altro, per cui è un thriller di quelli dove dici com'è che è successa, non che cosa succederà, ma com'è che è successa quella cosa lì, che ognuno di noi lo può raccontare con un'escalation diversa. Io, dal mio punto di vista, ho scoperto, no, dopo aver fatto la diagramma, che ho detto che quando facevo la diagramma era più giovane il mondo, era più giovane la vita ed era molto giovane anche la mia speranza, la mia fiducia nella vita stessa. Quindi pensavo che quest'uomo incarnasse il bastardo, imborghesito, razzista, superficiale, come si dice? Ipocrita e anche impotente, quindi che potesse sfogare la sua voglia di essere maschio alfa, che come voi sapete è da qua in giù, e si ferma qua, comincia qui e finisce qua, la voglia di essere maschio alfa, no? E lo potesse fare con del colonialismo sessuale, cioè lo posso fare con questa puttanella, che non è una puttanella, però per lui sì. No? La tratta come tale, in più questa persona gentile, vabbè, mi sembrava che questo uomo fosse un cattivo e basta, che fosse un esempio in giacca e cravatta di quella brutta roba che io vedevo intorno a me, li vedevo nelle prime classi dei treni, quella roba lì, quindi c'era un giudizio tutto sommato, e poi ho detto va bene, e poi ho detto ok, ma è brutto fare così, no? Usare il teatro come se fosse un dito puntato per dire tu cuoque.
allora ho scoperto che questo dramma potrebbe essere molto bello perché ci sono tre vittime, un colpevole, perché chi commette l'omicidio è inevitabilmente colpevole, ma e però varie colpe. E le colpe da cosa nascono? Dalla cattiveria? Lasciamolo dire ai giudici, lasciamolo dire ai preti, lasciamolo dire, non so, io, ma non a un attore. Le colpe nascono sempre da un'estrema fragilità interiore, nascono sempre da un'estrema confusione mentale, nascono sempre da una ferita, da un dolore e da un'enorme paura, per far tacere la quale agisco e compio qualcosa di terribile. Poi posso diventare un professionista del crimine, ma all'inizio c'è sempre qualcosa che vado a soffocare, no? E che cos'è? Una voce interna. E allora ecco che abbiamo un dramma molto complesso. Quest'uomo, il cattivone della situazione, che desidera tanto essere un maschio alfa, finalmente può farlo, in realtà, colpo di scena, si innamora, prende una ragazza, la rapisce sostanzialmente, non è un vero rapimento, però le offre ospitalità, no? E poi chiude la chiave, dice ok, poi mi aspetti, e io quando torno faccio sesso con te. Ma si innamora, e questo è un colpo di scena straordinario. Di cosa? E perché un colpo di scena straordinario? Perché lui è pronto a tutto, ma non a quello. Che cosa uccide? L'ultima parola che ne dice, questo sì che è uno spoiler brutto, mi dispiace, che non venite a vederlo quello che è. L'ultima parola che ne dice è ti amo. E un attimo dopo, un attimo la uccide. Non ci si fa caso, perché poi non vedo un trailer e dice mamma mia, non ci fai caso. Ma io ci faccio caso tantissimo. Io uccido quella parola, io uccido quella frase. Ed è quello di cui aveva paura. Il thriller, secondo il mio personaggio, cos'è? Una sera trova una ragazza sotto il portone che trema di freddo, che piange, di qui, di là. È una clandestina, evidentissimamente. Razza inferiore, secondo lui, evidentissimamente. Le dà 20 euro, sta qui, fa... E gli salta una cosa, se la porta in casa. Fin qui, cattivone normale. Se la fa due o tre volte, cattivone normale. Questo dice, posso restare? Dice, sì, ma lo sai che se resti cosa succede? Dice, ma per me non c'è problema. Va bene. E accadono due cose che rendono questo thriller interessantissimo. Lui non riesce più a staccarsi da questa qua. Deve andare dall'altra, sua moglie. A me mi impressiona che in questo testo lui è sempre dall'altra casa. Dice lei. Questa è con lei, stanno insieme, sono grandi, seconde nozze, lui ha più di 50 anni, cioè perché non dormono insieme? Per cui dice, appena lei si addormenta, lui... no? Non capisce più niente, è completamente invaso da questo. Cosa fa? Quando si ha un sentimento così forte, cosa si fa? Lo si odia, perché mi impedisce di portare a termine il mio progetto matrimoniale, borghese, bla bla bla. Quindi questo è il primo colpo di scena, che innalza una storiaccia e basta di colonialismo sessuale e la porta verso un vertice molto più interessante, che dà potere a lei. Lei è molto, infatti gli dice un sacco di bugie, e lui ci crede, sapendo che sono bugie, ma non può fare a meno di crederci. Ma cosa succede? Secondo colpo di scena che rende questo thriller davvero interessante. Non sapremo mai se è vero o se non è vero, ma tutti noi crederemo che è vero. Anche lei si innamora, o perlomeno si innamora dell'idea di essere la moglie di un borghese in una casa, bla bla bla, e di lui, quando poi riesce con lei, sembra proprio che invece sia fra loro il rapporto, pur sapendo che lui è un uomo schifoso, però gli va bene lo stesso. E non è più quella che dice dammi da mangiare una settimana, facciamo sesso finché vuoi, mi dai 500 euro e poi ti sposi. No, dice, io cancello lei e mi ci metto. Parte un elemento del thriller che a questo punto infiamma tutta la rappresentazione. Scopriamo che lui è malato d'amore, è malato di razzismo, è malato di maschio alfa ferito, bla bla bla. Ma lei è matta. È matta vera. E non molla. Cioè, è matta in quel modo che dice, ma questa va a finire, fra questi due va a finire male.
cioè Sacrata dice io sono, e non ce l'aspettiamo da lei perché sembra così brava, così sottomessa, così. Allora ecco, vediamo dove anche la vittima diventa all'improvviso carnefice di questo qui. Non è Otello e Desdemona e basta, per quanto anche Desdemona, come detto, no? Con tutta quel millennio un po' di sangolato continuamente. Beh, detto ciò, che la vittima diventa carnefice del carnefice, che non avendo strumenti culturali per dire senti, ok, adesso ne parliamo, telefono alla moglie, vieni, ti faccio vedere una persona, ho fatto un casino, no? Non sono borghesi, i veri borghesi affronterebbero il problema. Così i borghesi, no, no, i borghesi però si direbbero, vieni un attimo, ho fatto questo casino, vieni un attimo, cosa facciamo? Non so, poi, non sono dei piccoli borghesi, ma grattati quello che hanno, l'appartamento, il matrimonio, la felicità coniugale, no? Che nonostante abbiano tutte e due superato i 30 anni ancora ci credono, no? Sta baccia nata vomitevole della sta crudeltà carceraria, no? Ci sono la gran parte di questa roba qui, e quindi lei diventa una mina vagante, lo sa e dice cosa mi fai? Io dico ti ammazzo, e dice ammazzami. Questo è il punto di vista di lui, di qualcuno che viene condotto, tirato per i capelli e anche per un'altra parte del corpo, tirato a compiere un omicidio. La stessa cosa, la stessa escalation della parte della moglie, che è un personaggio che nel testo ha solo tre scene, ma sono importantissime, che ha capito tutto. E cioè, però anche lei ha una parabola nel trailer, perché all'inizio capisce che questo qua non c'è più a casa, viene più, va, viene, sempre in giro, è strano, dice vado a vedere cosa c'è in casa e trova una ragazza, quindi prima scopre che ha l'amante e decide che non dice niente, vuole vedere cos'è, perché forse è solo una puttana, ha detto beh Mariangela se fosse stata una, no, wasp, andava benissimo, e invece è forse una mignotella. Scopre addirittura che questa qui e lui l'ha uccisa, l'altra l'hanno trovata morta a 10 metri da casa. E quindi qual è l'elemento thriller che appartiene alla moglie? È l'elemento thriller proprio matrimoniale, che è, che si esprime bene nei due toni che si danno a un'unica frase, che è quella, una è quella dell'amore. Ma tu chi sei? Chi sei? Ma chi sei? No? Prima frase. Poi, e poi. Ma tu chi sei? Per poi arrivare al finale. Ma questa, ma chi è? E alla fine tu devi dire, non so chi sei. E dice, perché lo sappiamo benissimo, siamo quelli che si amano. Non so chi sei. Sto accettando la convivenza con qualcuno che non so chi è. E è un assassino, questa è una bella parabola narrativa e lo fa con un grande dolore, quindi non è più come nel dramma che fece tanti anni fa dove c'è la coppia borghese, vanno in vacanza, mangiano le ostriche e vanno a ballare a Saint-Tropez, quello che lì nel frattempo hanno combinato un omicidio, uno dei due ha fatto un omicidio, sono veramente compartecipi di una omissione pesante dentro di sé e lei lo fa con grande dolore, cioè io, la mia vita mi ha costretto a essere la compagna di un puttaniere assassino. Compagna vuol dire proprio complice, non so, no? E ne prende atto e poi le sue lacrime sono per la sua stessa vita, dico ma guarda te che cosa, quanto è ingiusta questa punizione che si chiama amore. Sì, dico una cosa, spero. Quando finisce lo spettacolo, a parte appunto abbiamo già svelato tutto, ma non, forse la parola thriller è un po' inganna, nel senso che sembra che si debba scoprire qualcosa che in realtà già si sa. Non ho capito. No, dico che abbiamo usato la parola thriller, io su questo sono per certi versi un po' dubbiosa, ma non importa dare un'etichetta, ognuno poi può dare un'etichetta che può funzionare, insomma. No, dicevo la questione dell'omicidio, non dico che sia secondaria perché ovviamente non lo è, ma intanto la conosciamo già questo elemento, l'abbiamo
ci viene detto all'inizio dello spettacolo un po' come l'inizio di Sunset Boulevard, no? Cioè il cadavere nella piscina, tale qua. C'è il cadavere nella piscina anche in questo caso. Quindi già sappiamo che questo fatto è accaduto, quindi non arriva effettivamente con un'assoluta rivelazione. Io ho trovato un fatto davvero agghiacciante il modo in cui l'ipocrisia borghese trova una declinazione dentro la contemporaneità, no? Dentro la contemporaneità traslata di questo spettacolo, però questo finale in cui due persone che sono sanno di avere un macigno enorme tra di loro scelgono di ignorarlo in nome di una casa con la piscina. E quindi anche lei che all'inizio è turbata da questo cadavere nella piscina, quindi evidentemente sta covando qualcosa, forse un piccolo momento di lucidità, e quindi forse questo elemento è troppo forte per me da accettare, alla fine decide di accettarlo. Quindi per me l'elemento forte è l'accettazione e la negazione, più che l'atto criminoso, che non voglio dire che non sia ovviamente terrificante, ma nei pesi è quello che mi ha più turbato nella replica che ho visto io, poi ogni replica fa storia un po' a sé. Credo che questo discomfort di cui dicevo fosse percepito in una platea che vede in questa storia qualcosa, appunto, come dicevi tu prima, Mariangela, questa donna, credo che molte donne abbiano potuto trovare qualcosa, no? Quante cose abbiamo fatto finta di non vedere perché avevamo paura di mettere in crisi il nostro mondo, no? Questa è un po' quello che questo personaggio alla fine ci dice. Quindi il percettivista è un personaggio veramente che a me ha profondamente turbato. E poi il senso dello straniero, la parola straniero torna, quindi lei è la straniera, ma tu sei lo straniero per lei, quindi c'è questo questo epiteto di straniero che viene scambiato reciprocamente, diventa poi improvvisamente parte di un matrimonio, cioè voi due diventate stranieri l'uno per l'altro, no? Quindi, però accettate di stare dentro un vincolo che vi fa accettare la reciproca estraneità, no? La reciproca distanza, no? Quindi trovo che si creino delle linee particolarmente interessanti da questo punto di vista degli elementi. Quindi per quello che la definizione di thriller a volte mi sembra forse limitante. Ma lo è, tutte le definizioni sono. Sì, limitate. Certo. È che a me mi piacerebbe interpretare un thriller. Allora, stavolta faccio il tempo. Ho messo le luci. No, perché io cercavo di trovare appunto un'etichetta che potesse tenere insieme. Devo dire, mi ha sorpreso questo testo, perché poi appunto abbiamo delle tradizioni letterarie, quindi io non, per certe se non mi aspettavo che il primo testo di Melania Ozunco avesse questa forza, no? E credo che questa forza, senza nulla togliere a lei, però dipenda molto da come l'avete trovato, rigenerato, visto. C'è qualcosa di. Ci sono dei cambiamenti sottili ma molto. Ci sono delle parti proprio un po' aggiunte, ribattute. Quasi tutte al rapporto tra la moglie e due, sì. Perché quella della seconda e secondo matrimonio non è nel primo testo. Ma anche il dialogo tra loro due mi sembra che sia. C'è molto aggiunto. È molto aggiunto. Abbiamo lavorato. Per dare forza. Sì, è quella scena di loro due è molto potente. Perché appunto dà una forza anche poi a questo famoso finale di cui abbiamo già detto tutto, ma non importa, perché poi ovviamente la forza è quando lo vedete, potete anche saperlo, le cose si possono vedere e rivedere, si scopre sempre qualcosa di nuovo.
No, l'ultima. Quanto tempo abbiamo? A me lo chiedi. No, perché voi potete andare in teatro, lo so, e quindi. Ma oggi tardi, no? Oggi più tardi. Ah, già, no, poi loro sì. Sì. No, dicevo il punto dell'etichetta, perché hai usato il termine tragedia, per certi versi è una tragedia. È un dramma borghese, è una tragedia, è un thriller. Ci sono, è difficile da incasellare, per questo secondo me è uno spettacolo sfidante rispetto alla programmazione generale, perché è qualcosa che non sai esattamente dove collocare, non riesci a dire esattamente che cos'è, perché tante cose insieme, questa secondo me è la ricchezza del testo. Volevo sapere rispetto alla... avevate consapevolezza del fatto che fosse un testo così che poteva generare questo tipo di impatto sugli spettatori o anche che tipo di impatto ha avuto su voi? Sì. Penso in particolare a Cristina, mi viene, è una domanda un po' ovvia, però credo che non sia banale per te anche recitare questo personaggio. No, io ti seguo, non sia banale recitare questo personaggio, seguo tutto quello che dici. No, ma io sono sempre curiosa di sapere chi ci sia dietro quella porta ogni volta. Dove sei la prima azione di questa cosa? Credo di essermi resa conto, a parte la prima lettura che avevamo fatto una volta, credo di essermi resa conto della potenza di questo testo quando facevamo il tavolino. Perché già solo il tavolino mi lasciava un po' così, tornavo a casa e dicevo ok, stavo, non so, un po' in subbuglio con me stessa e dicevo come faccio a rendere giustizia a questo testo, a questo personaggio e a raccontare veramente tutte le sfaccettature di quello che sta succedendo. Quindi man mano che sono resa conto, poi abbiamo cominciato a filare quasi subito e con la filata, già con la prima, sentivo che c'era qualche cosa che diventava sempre più grande e diventa sempre più grande anche dentro di me, andando avanti nelle repliche, scopro sempre cose nuove, sfumature nuove, dei modi di dire e di fare che prima non c'erano con loro, dei rapporti, delle cose che comunque a teatro succedono, ma con questo testo mi sembra sempre di scoprire delle cose. La paura iniziale della novità e queste cose qui era un po' più nell'accento, credo, perché non sapevo come fare l'accento, non avevo mai fatto l'accento da nessuna parte, nemmeno negli esercizi a scuola, quando dovevamo parlare, insomma, in gran blocco, qualsiasi cosa, io cercavo di non fare l'accento africano per non essere incasellata in quella cosa lì e per non fare sempre allora la straniera e tutto quanto. Quindi quella è stata una delle cose più difficili per me e avevo anche paura che fosse troppo poco, che fosse troppo riconoscibile, mentre io volevo raccontare di lei come, diciamo, la straniera in generale, la donna vera, e quindi non volevo scegliere un accento in particolare e in questa cosa avevo tantissime pippe mentali che magari ho aiutato ad abbattere per fare questa cosa, insomma, al meglio delle mie possibilità, quindi l'accento per me è molto molto difficile. Fondamentale quello che dico, ma dicevo l'accento non è, almeno alle mie orecchie, non è, è un accento straniero, questo è interessante, quindi rende sempre questo piano di leggera sfasatura rispetto alla realtà, no? alla contemporaneità, no? Quindi l'accento a mio giudizio funziona molto bene. Grazie. Io devo dire che no, non avevo percepito tutta la potenzialità del testo leggendolo, a maggior ragione appunto perché in realtà non c'è molto di scritto per quanto riguarda il mio personaggio e perché è proprio, secondo me sono proprio chiamata molto di più che in altri spettacoli a recitare quello che non c'è scritto, perché quello che è scritto, che dico, in realtà cerco comunque di indagare come una situazione, ma in realtà devo portare in scena una consapevolezza, un'amarezza del sapere, del conoscere, di cercare di rimuoverlo, una forza che mi spinge a parlare, a cercare di metterlo con le spalle al muro, ma poi non ci riesco, cioè, e quindi c'è dentro tanto che è venuto fuori nel lavoro, perché proprio mi
sembra del punto di cerco di recitare tutto ciò che non c'è scritto, che poi vabbè è anche quello che sempre siamo chiamati a fare, però in altri tipi di drammaturgie si fa in un modo differente, insomma, quindi devo dire l'ho proprio scoperto nel lavoro anche grazie alla sua maestria. Ma ti aspettavi che avesse un impatto così fastidioso lo spettacolo? Quindi non verrà proprio nessuno. No. Ma secondo me, allora, no, sì, me l'aspettavo per la storia, l'impatto è, cioè, è fastidioso, la storia è molto sgradevole, secondo me c'è qualcosa di molto sgradevole, anche a un certo punto si dice, no, però per esempio a un certo punto anche io lui, no, diciamo, lui mi dice, ma chi vuoi che faccia delle ricerche, anche la polizia non gliene frega niente di questa qua, cioè si ribadisce il fatto che comunque è qualcosa di cui non gliene frega niente a nessuno, cioè questo è veramente molto, è terribile per me questa è cosa. È terribile, ma è politica, della politica a teatro va benissimo, ma la cosa che fa male di questo spettacolo, vi dico cos'è, però è un segreto, giuro, è che in maniera sottile tutti e tre abbiamo lavorato su qualcosa, lei ha usato meravigliosamente una maschera, cioè quello che fa è un gioco di maschera, e però, e in teatro il gioco di maschera è un gioco leggero, però lo ha abitato da dentro con tutti i suoi problemi, anche il suo problema dell'accento non è una stupidaggine, è qualcosa su cui ha dovuto versare delle lacrime, ok? Per sbloccare questa cosa. È imminente, cioè è finita l'epoca in cui il colore della pelle di un attore è delimitato dalla sua provenienza, ma qui siamo ancora in quel caso, ok? Abbiamo una grandissima attrice che fa la parte della straniera, ok? E invece sarebbe ora che questa attrice facesse la parte della grandissima attrice, punto, chi se ne fotte. Ci siamo, manca pochissimo, è fatta, è questione di niente, però qui siamo ancora un passo indietro. E questo è doloroso, right? L'accento lei lo fa benissimo e al tempo stesso però ha avuto il colpo di grazia e di genio di dargli un che di artificiale, per cui dopo un po' diciamo è un'attrice che sta facendo una cosa, non è una poveretta presa per strada che viene qui e... Si capisce questo? Ce lo dico io. Ma io voglio dirlo da lo dicono a tutti. Ma te lo sapevo già. Cioè, sono dolore, è qualcosa che mette in moto un dolore, è un qualcosa che non sappiamo niente, no? Ma lo sappiamo anche però, che cos'è attraversare l'infanzia, l'adolescenza, quella roba lì, dover sempre in qualche maniera guadagnarsi un attestato di appartenenza a un clan quando hai una divisa che così chiaramente no, ti dice che appartieni a un altro clan. Questa cosa l'ha messa in scena, l'ha portata con sé e dentro di sé esprime rabbia, dolore, menzogna, cioè, io so, non ho lavorato tantissimo, devo essere sincero, ho avuto due attrici alle quali ho detto poco e abbiamo giocato, basta, e sapevo che stavano cercando delle cose dentro di sé. Quindi, che cos'è che fa male? Il messaggio politico può far male, ma si può fare di più, si può fare di meglio, si può essere ancora più sfacciati politicamente, che cavolo ne so, ma il teatro fa male quando questa storia così brutta, così profondamente brutta, così unanime nell'essere brutta per ciascuno dei personaggi, senti che questi attori stanno rispondendo a una domanda, ma se fossi io? Quando un attore se la fa veramente questa domanda, ma se fossi io? Cioè se... La prima domanda che un attore deve farsi è, va bene, questa è una bellissima storia, ma se fosse vera, già cambia tutto. No, non diresti più se fosse vera, accomodati cara, così non ce la vedo più, no? Questo è un come se, tra virgolette. Se fosse vera, allora quando dico, senti cara, allora c'è, chi vedo, chi sto vedendo, chi è lei per me? Certo, Mariangela, Granella, il personaggio, ma dentro e in me cosa succede? Sto cercando di dirmi che questa cosa è vera, è appartenuta alla mia verità, apparterrà alla mia verità. Ma cosa fa questo personaggio? Come si comporta? E se fosse vero? Lo è, ma io mi faccio una domanda in più. È qui che è lo scandalo del teatro. E se fossi io? E quanta distanza c'è?
fra me come sono e quello lì com'è. Ve lo dico io, pochissimo. Pochissimo. È proprio un caso. È un caso. Fortunato per me che il mio cervello è fuori bolla per tante cose, più in bolla verso altre, quello lì. Ma è un. No, pochissimo. E succede un piccolo miracolo interessante che rende il teatro per questo così duraturo nella storia degli affetti umani, no? Per cui si va a teatro lo stesso, nonostante internet e tante altre cose. Se un attore è bravo nel darsi in scena, in atto, una risposta attiva alla domanda e se fossi io, immediatamente lo spettatore, che non è tenuto a far altro che guardare, sta tranquillo, si fa la stessa domanda e diventiamo tutti quello lì. E questo che rende questo spettacolo così difficile è che molte persone, non dico che è bello, non so se è un bello spettacolo, ne ho fatti sicuramente di bello, ma è uno dei più irruenti dal punto di vista della necessità di dare questa risposta e che loro debbano darsi questa stessa risposta in scena, quindi anche voi la sentiate. E io vi dà molte persone, infatti, è uno degli spettacoli che mi ha, come dire, aumentato molto il numero degli iscritti al contro fan club. No, si è aumentato un po' il numero di quelli. Perché? Perché è quella roba lì, cioè, perché questo, il teatro non è politica, può usare la politica per creare delle emozioni, no? Ma l'emozione più forte è quando tu questa cosa di cui stiamo parlando, è l'omicidio, è il razzismo, è l'ipocrisia, dici ok, signori, guardate che se questa cosa sta accadendo è perché stiamo mettendo in moto delle cose in scena, non sempre ci riusciamo, ma quello è quello che cerchiamo di fare, che risponde a questa domanda. E se fossi io? È una bellissima domanda per fare gli attori, cioè ti aiuta proprio a entrare dentro a questo gioco, quello che lo rende anche per noi, un'ora e mezza, che dura pochissimo. Ecco, questo vi incoraggio, dura meno di un'ora e mezza. Però accade veramente di tutto dentro le nostre emozioni, le nostre testi, i nostri ricordi, e testimoniamo in realtà questo, e questo lo rende sgradevole per certi aspetti. E perché è una tragedia a metà? Perché la tragedia, per chiamarsi tragedia, ha bisogno di elevazione. E allora io diventa tragedia perché, infatti, perché di cosa parla la tragedia? Parlano di eroi omerici, semidei, oppure i re, i principi, le regine di Shakespeare. Dopo non si dà più il nome tragedia, diventano drammi borghesi. Perché? Perché non è più elevata, non è più una favola. Perché sia tragedia ci deve essere tutto, lo stupro, lo sgozzamento, tutto il male del mondo ci può essere in una tragedia, e c'è, ma è una favola. Questo fa la tragedia, la chiamiamo, e quindi in qualche modo ci consola, ci dice che stiamo facendo, che usiamo il dolore umano per fare qualcosa di bello. Questa è una tragedia non classificabile come tragedia, perché manca la favola, non c'è nelle nostre vite, infatti un drammaccio, da cronaca nera quasi, no? E non ci vuole dire che la vita è bella. Mi dispiace, questa è una cosa che mi dispiace. Alla fine degli applausi dico, cavolo, sto mandando via il pubblico senza avergli detto, dai, mi dispiace, però sto giro non è riuscito. Ci sono domande vostre? Vabbè, però alla fine dice, non voglio essere così. Bravo. Io sono finta e... È vero, no, c'è proprio un rifiuto, direi, io no. E questo è interessante, vero? Sicuramente il rapporto tra lei e lei si basa sulla menzogna e sull'ipocrisia e su quello che ci sono. C'è però una battuta che fa lei quando racconta cosa le è successo quando era nel suo paese e dice chi era che l'aveva... Dai che lo riesce a dire, dai che riesce a sverginare.
e va avanti dicendo che era lui. Sì. Però la cosa sembra che scivoli via su di lui. Ma è lei che sta mettendo o è lui che sarà una scivolata via? No? È come chiedermi chi sono i genitori di qui o qua, non lo so, l'autore non l'ha scritto, quindi non lo so. Se lei fosse effettivamente quello che lei sta dicendo, lei lo dovrebbe sapere. Hai ragione. Ma se lei sta mettendo, su di lei ci vuole via. Vedi, una volta io ho fatto proprio qui a Torino uno spettacolo di Pinter, si chiamava La Serra, Hot House, La Champagne. Cioè no, non voglio parlare di questo. Era la sì, e viene Pinter qui a Torino alla prima del spettacolo. E quindi sono tutti, in quello spettacolo lì finiva, essendo stato scritto da Pinter, che quindi, adesso non so se lei lo sa o non lo sa, però insomma non è uno che non vede l'ora di spiegarti che cosa sta scrivendo, diciamo che cosa sta scrivendo, è a volte proprio difficile da capire, e lui lascia molto, insomma. Però La Serra era uno dei suoi primi testi, quindi aveva facilità di lettura, se non che non si capiva chi era l'assassino, tanto per farla breve. E i possibili assassini erano io, tanto per cambiare, e un altro attore che si chiamava Maurizio Donadoni. E Donadoni, che è un grandissimo attore, tutto quanto, però anche un animo semplice, no? Cioè molto diretto, andò da Pinter, come presente, e disse: ma chi è Claudio? il direttore. E Pinter gli fece. E gli disse: non è più, l'ha ucciso lui. Indicando me. E allora quel punto io gli ho detto: scusi, che cosa gli ha detto? E è venuto a me e mi ha detto: l'ha ucciso. È un po' così. Quello è un momento interessante. Allora, io però posso dare una risposta un po' meno piaciona, più seria. Credo che per Melania Mazzucco, l'autrice, sia vero. Cioè, quello che dice lei è vero. Credo che per il mio personaggio, che probabilmente magari l'ha stuprata oppure ha avuto una notte di sesso con questa ragazza, mezzo ubriaco, è anche legittimo che non se lo ricordi, e che quindi non ci creda. E quindi lascio un po' aperto al... Lo lascio scivolare via, ma in realtà interrompe, non vuole saperlo. Quindi lascia allo spettatore la possibilità di dire, potrebbe anche, però abbiamo visto mentire molto lei durante lo spettacolo. Quindi rimangono un po' aperti, però io credo che Melania Mazzucco avesse raccontato una storia che aveva un finale un po' meno. Eri tu, dicevi io. Scivolando via su questo, tolgo un po' di meno e lascio più mistero. Sì, no, anche perché poco prima del finale noi abbiamo un forte rumore, ci abbiamo un gong forte lì, chi dormiva si sveglia di sicuro. No, grazie. Ci sono altre domande? Sì. Sì. Io chiedo, la domanda era, se volevo l'occasione per commentare, questo è lo spettacolo messo lì e sono andata a dare una domenica. Grazie. E l'ho apprezzato molto. Sicuramente, e comunque me lo so, però non me lo so come necessario, perché per me mi innescare una serie di riflessioni, un po' della scuola, perché ci sono comunque temi che cominciano attraverso i giornali, quindi abbiamo sentito parlare in altri contesti, ho visto che ci continuano addosso. Mentre in questo spettacolo vedi l'urgenza di raccontare, cioè ti trovi a fare attenzione alla vita dei personaggi, alla vita sopra, portati con te anche dopo. Cioè non è che riesci a dimenticare lo spettacolo che tu hai visto. Perché l'uomo e la donna, come vivranno dopo quella prima notte in quella casa? Te lo chiedi. A un certo punto lei dice,
chi non ha nome non è nessuno. Ma chi è il nome? Cioè, nel senso, lei è la straniera, ma per lei l'uomo che arriva nel suo paese è lo straniero. Cioè, dobbiamo forse abituarci a cambiare il modo di parlare le cose, a cercare di guardare anche altre informazioni. E questo spettacolo ci permette di farlo. Una cosa che mi ha colpito molto, anche nel personaggio che ha fatto la Cristina, è quando è sul tazzino che osserva le serrande che si abbassano. Cioè, il riferimento al fatto che non si deve più comprare, quasi fosse un obbligo nella nostra società. Quindi questo sguardo esterno, troverete a distanza rispetto a quello che la nostra società occidentale, io lo trovo interessante, e anche tutto il lavoro che hai fatto sulla lingua, perché non è per nulla facile, secondo me, tenere proprio lo spettacolo, e anche questa idea di mistero, per cui non sai bene questa ragazza da dove proviene, non sai nemmeno se è così importante stare dietro. E quindi io l'ho apprezzato moltissimo questo. Solo questo. Grazie. Riabbracciato. Grazie. Ho avuto la stessa desiderio. E direi che non si poteva chiudere meglio così, no? Quindi, ci di nuovo, abbiamo un'altra ospite. Si arrabbia quando saluto le persone. No. E quindi io ringrazio moltissimo Valerio Minasco, Cristina Parco, Maria Danelli e ovviamente tutti voi e anche lo stabile per avermi dato la possibilità di essere qui. Nella cripta. Nella cripta. E quindi andate o tornate a rivedere lo spettacolo e fate un po' di passaparola, credo sia importante che sia visto da più persone possibili. Grazie.